Ciao, bentornato nuovamente in un mio nuovo video e se sei nuovo, benvenuto. Quindi iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. Vlog della settimana numero 15. Iniziamo con i video che sono stati pubblicati durante la settimana. Abbiamo Burda Style di maggio, Carta Modelli Magazine di maggio e la mia boutique di maggio. Quindi se sei indeciso a comprare o meno queste riviste di carta modelli di cucito, vai subito a guardare tutti i miei video in modo tale da decidere. E poi, tra l'altro, ci facciamo anche una bella chiacchierata, parliamo degli abiti e tu devi sempre commentare sotto perché comunque aiuti me e il mio canale a crescere con i commentini, quindi commenta sempre. Da un po' di tempo che non sfogliavo i libri insieme a te, sfogliamo un'enciclopedia dell'uncinetto. Questo è un po' strano nel mio canale perché il mio canale ha sempre parlato di cucito e non di uncinetto, anche perché poi io credevo di essere assolutamente con l'uncinetto, invece iniziando a imparare piccoli semplici punti, proprio quelli da principianti, ho scoperto questo amore nei confronti dell'uncinetto. Fammi sapere nei commenti se anche a te piace uncinetare, quali libri mi consiglieresti per principianti o comunque libri fatti molto bene che potrei acquistare. È uscito anche la settimana scorsa perché ho saltato una settimana, in effetti questo non è un video della settimana ma delle 2 settimane, quindi non ti parlerò di tutto perché sennò durerebbe troppo. È uscito anche il video del pomodoro che ti è piaciuto tantissimo. Tecnica di studio adatta appunto per gli studenti, per gli universitari e per chi sta ancora studiando. Secondo me, avendolo provato con lo studio, ti posso assicurare che applicandolo al cucito, quindi a qualcosa di completamente diverso, perché comunque il cucito non è studio, ma è comunque sempre riservare un certo grado di attenzione a quello che si fa, ho provato ad applicarlo anche al cucito e ho notato che poteva essere utilizzato anche per questo tipo di lavoro. Quindi, se non hai ancora visto il video, vai a guardarlo subito. È uscito anche il video della macchina Lecky, la HP04, che ti farò vedere dei video dove la useremo insieme. Comunque, ho fatto una recensione, ti ho fatto vedere più o meno di che cosa si tratta, dove lo trovi nel sito, come la puoi comprare. Ma nei prossimi video andremo a guardare quali sono le sue funzioni, come utilizzarla, perché è una macchina elettronica fuori dal comune. Perché solitamente le macchine elettroniche fanno paura, sono difficili da utilizzare, hanno tantissimi tasti che molte volte ci possono scoraggiare nell'usarla o addirittura nel comprarla. Questa invece è una macchina super facile da usare, anche se tu sei un principiante. Ovviamente ti lascio giù in descrizione e nel primo commento in alto, se lo stai guardando da YouTube, tutti i link per andarla a guardare, per vederla, per conoscerla e eventualmente acquistarla. Mi raccomando, guarda sempre tutto quello che scrivo. Poi uscirà, quando sto registrando questo video, non so se avrò pubblicato già l'altro, quindi comunque verranno pubblicati, troverai nel mio canale il video della Necky, della storia della Necky. Fatto piacere fare una ricerca su com'è nata la Necky, da chi è stata fondata e chi fossero i protagonisti della nascita appunto di questa grande azienda. E te ne parlo appunto in un video che mi è piaciuto tantissimo non solo girare, ma soprattutto studiare e conoscere le vite di questi grandi professionisti, soprattutto di uno, cioè il creatore della Necky, che è Vittorio Necky. Quindi, se sei curioso, vai a guardare il video. Comunque saranno tantissimi video che metterò perché adesso ho più tempo a disposizione per studiare i video e per girarli. Prossimamente ho intenzione di fare dei video di lezioni di ricami digitalizzati, insegnarti come digitalizzare i ricami, cioè trasformare un disegno in ricamo. Poi trai a tuo ricamare con la tua ricamatrice, come si utilizzano questi software che per alcuni sono abbastanza difficili da usare. Carta modelli, nel mio sito cristianacarpentri.it ritrovi i miei cartamodelli dei colletti. Purtroppo non ho fatto in tempo a farne altri perché ho dovuto abbandonare lo studio della digitalizzazione dei cartamodelli online, quindi che posso comunque condividere con te. Chiedo una piccola somma proprio perché ho impiegato tantissimo tempo per farli e fatica. Sembra una stupidaggine, ma io non sapevo usare questo programma e ho fatto un corso online. Ringrazio Daniela, qui mando un bacione grande grande, mi aveva detto lì di questo corso, quindi la ringrazio tantissimo perché è un corso assolutamente utilissimo. La ringrazio pubblicamente, grazie Dani. Gli ultimi acquisti. Non ho fatto tanti acquisti nell'ultimo periodo, anche perché non ho bisogno di particolari cose. Ho acquistato questi, che sono degli uncinetti, proprio per restare in tema uncinetto, questi uncinetti rosa, che li ho presi su Amazon e sono un po' di plastica, non sono tanto ergonomici. Diciamo
diciamo che sono a parte molto carini, perché vabbè, io amante del rosa, ovviamente non potevo non avere gli uncinetti rosa. Sono piena di uncinetti adesso, non so fare nulla e sono piena di uncinetti, parliamone. Per cui questo è l'acquisto, l'ultimo acquisto. Se riesco a inserire in questi vlog degli acquisti, tanto meglio, perché ultimamente non ne ho fatto tanti. I film della settimana. Il primo film di cui ti volevo parlare è, si trova su Netflix, lo puoi trovare lì, ed è, spero di pronunciarlo bene, tappatevi le orecchie, voi che sapete parlare benissimo in inglese, The In-Between. Mamma mia, abbiate pietà di me, non ti perderò. Traduzione in italiano, meglio. Il voto che gli do è su 10 pallini, 5, forse anche 4. Non mi è piaciuto molto, l'ho ritenuto abbastanza banale, un po' noioso. E parla di questa ragazza che è giovanissima, che incontra il suo primo amore, si innamorano follemente, sono super innamorati, vogliono farsi famiglia, figli, di tutto e di più. Però questo ragazzo muore in un incidente. E questa ragazza, che è rimasta sola, quindi si sveglia in ospedale, poi le danno la notizia che il fidanzato è morto, quindi tutta questa tragedia, si immagina, non si capisce se è vero, perché comunque è un film fantastico, quindi sicuramente hanno copiato da Ghost. Vabbè, con tutto il rispetto per Ghost. E questa ragazza crede che il suo fidanzato gli stia mandando dei messaggi dall'aldilà. È un film romantico, fantascientifico, boh, non mi è piaciuto più di tanto. Se l'hai visto, lasciami qua un commento eventualmente e dimmi se a te è piaciuto, a me no. Un altro film che ho visto nell'ultimo periodo e di cui non ti ho parlato è Il Vizietto, un classico del cinema. È un film del 1978 che è stato girato in Francia, che ha due grandissimi protagonisti come attori, che sono appunto Tognazzi e Serrault, non lo so come si pronunci, che dire che sono geniali è dire poco. Fantastico, non l'avevo mai visto questo film, anche se ne avevo sentito parlare, forse avevo visto qualche sketch, qualche pezzo di film, però non l'ho mai visto dall'inizio alla fine. E adesso voglio guardarmi assolutamente il 2 e il 3, perché non vedo l'ora. Il regista è Edouard Molinaro, parla di una coppia di omosessuali, vuole nascondere la propria relazione quando uno dei due, che ha un figlio maschio, annuncia il suo matrimonio. Quindi a casa loro devono andare i suoci, i futuri suoceri. Quindi è veramente divertentissimo. Una pellicola veramente arguta, pungente, esilarante, ironica e satirica da vedere. Se non l'hai ancora visto, guardalo perché è veramente fantastico. Voto 10 su 10. Finiamo questo video parlando un po' di me e sulle ultime decisioni dell'ultimo periodo. Ti avevo parlato del fatto che io volevo dare il concorso del TFA Sostegno, che sto preparando non un anno, ma ho iniziato a luglio dell'anno scorso e avevo intenzione appunto di darlo. Poi, siccome c'è stata questa parentesi della pandemia, le lezioni sono state fatte online, per cui a me andava anche bene. È uscito il bando. Io avevo già preso la decisione di staccare perché mi stavo veramente esaurendo, quindi l'ho presa anche abbastanza bene. Forse l'avrei presa molto molto male se non avessi deciso precedentemente di mollare temporaneamente, però sto decidendo proprio di non darlo più per i seguenti motivi. Prima di tutto devi passare al concorso, che sono 3 prove, ma non è quello il problema, perché comunque si studia e ti tenti il concorso, no? Cui una è una preselettiva e poi uno scritto e un orale. Dopodiché, se riesci a passare, sono 8 mesi di studio intenso, cioè praticamente devi andare a lezione, ma non online, no, devi andare all'università con la tua macchinetta come una normale universitaria. Alla mia età anche no. Esiste internet, esistono queste nuove piattaforme online, tutti fanno lezioni online, l'Università di Cagliari fa le lezioni in presenza e si possono fare solamente il 20% delle assenze, quindi dal lunedì al venerdì e a volte anche il sabato devi andare a lezione tutti i pomeriggi, non puoi fare nessuna assenza. Quindi io a questo punto dico stop. Mi sono sempre permessa nella mia vita di modificare il mio percorso di vita in corso d'opera. Non è la prima volta che mi capita di cambiare rotta nella mia vita. Mi è già successo un'altra volta quando ero iscritta in biologia e avevo dato quasi una decina di esami, 7-8 esami, e ho deciso di cambiare facoltà e di iscrivermi in psicologia. Tutti mi hanno preso un po' per pazza: ma come? Hai dato un sacco di esami, ma continua, ma sei folle, qua e là, anche se poi avrei dovuto fare medicina, ma questo è un altro discorso. Questo per dirti che non è la prima volta che io prendo una decisione del genere. Sono abbastanza coraggiosa. Penso che se una cosa, un qualcosa ti fa stare talmente
male, da farti venire ansia molto forte. E io ascolto molto il mio corpo, ho imparato ad ascoltarlo, ho imparato a sentirlo, ad ascoltarlo e a dargli importanza, perché posso anche sentire il mio corpo ma non dargli importanza. No, io gli do un'importanza, perché se tu reagisci in un certo modo ad una situazione di stress molto forte, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi com'è che ho fatto a reagire a questa situazione? Accogliendo il problema, accogliendolo, non respingendolo. A volte noi tendiamo a scacciare i problemi, ad allontanarli, quando i problemi poi ci inseguono. I problemi vanno affrontati sempre. Ho detto questo a me stessa: mi sta accadendo questa cosa, cioè sto male fisicamente, psicologicamente, ok, sono svogliata, insoddisfatta, triste, ansiosa, non riuscivo a dormire, avevo difficoltà anche ad alzarmi la mattina. La decisione che ho preso è quella di guardare al problema. Non puoi non guardare il problema. Mi sono detta: io sono questa in questo momento, sono una persona insoddisfatta e via dicendo. La seconda decisione che ho preso, e ovviamente queste cose le dico perché le ho provate anche su di me, oltre al fatto che sono delle tecniche psicologiche, quella di allontanarmi dal problema. Se c'è un problema che non sai risolvere o che non puoi risolvere, perché non è nelle tue possibilità, l'unica cosa è allontanarsi. Lo so che sembra strano detta così, perché magari una persona potrebbe pensare: ma allora sei una codarda, non io non sono abituato a comportarmi in questo modo. Ma sta sicuro che se tu ti allontani dal problema riesci a risolverlo molto di più. Quindi ho lasciato lo studio e ho osservato la situazione, cioè ho svuotato la mente, ho cercato di rilassarmi e di guardare al problema da una prospettiva diversa, perché a seconda di dove noi ci posizioniamo la prospettiva è diversa. Quando non riesci a capire che cosa ti sta succedendo, devi fermarti e cambiare posizione. Quindi se sei a valle, vai a monte e guarda dalla cima del monte in basso, perché da quella prospettiva la visione sarà diversa e quindi anche le tue decisioni a quel punto saranno diverse. Ho fatto come fanno i bambini. I bambini, io lo dico sempre questo, i bambini agiscono molto bene, usano molto bene il cervello. Di fronte ad un problema, cosa fanno i bambini? Fanno tre cose: o urlano disperati piangendo, o dormono o giocano. Queste tre cose. Quindi bisogna imparare dai bambini. Io cosa ho fatto? Mi sono messa a piangere, nel senso che mi sono un po' disperata, mi sono allontanata dal problema, ho giocato, nel senso che prendiamo la parola gioco come, ovviamente noi non giochiamo come fanno i bambini, ma possiamo giocare in vari modi e giocare anche cucire se vogliamo. Allontaniamoci dal problema, facciamo altro, distraiamoci. Quindi io mi sono distratta. Com'è che mi sono distratta? Pensando ad altro, uscendo, cucendo, pensando al sito cristianacarpentieri.it, pensando a quello, ai video che potrei fare e alle eventuali situazioni che potrei modificare nella mia vita. La nostra società ci rovina, è una società che rovina la mente, rovina il cervello e il modo di ragionare del cervello, perché il modo di ragionare giusto è quello dei bambini, ma la società ce lo cambia con l'educazione, con i doveri. Quando mai abbandonare il problema? Sei una persona terribile, sei un incosciente. Assolutamente no, non sei un incosciente in quel momento, ma ti aiuta a staccarti dal problema, riuscire a guardarlo e a giudicarlo con più razionalità, più distacco, perché più pensi al problema, più il problema si ingigantisce e il problema non riuscirai mai a risolverlo. Il segreto è uscire dai pensieri nocivi e cambiare l'approccio al problema. Quindi ci insegnano che il problema va risolto. Va risolta e tra l'altro anche subito, niente di più sbagliato. Noi, dalla nostra cultura, intendo occidentale, rimuginiamo troppo. Abbiamo questa tendenza a rimuginare i problemi, a cercare di trovare per forza una soluzione. Ci sono dei problemi che le soluzioni non le hanno. Però anche se un problema non si può risolvere, con risolvere io intendo che se è un problema irrisolvibile, come può essere una malattia, per esempio, parliamo di una cosa veramente dura da affrontare, se non puoi risolvere la malattia, puoi aiutare te stesso e l'altro a vivere meglio
con quella malattia, quindi accettando la malattia e facendone un punto di forza addirittura. Quante persone hanno fatto della malattia un punto di forza? Veramente tantissime. Ma anche nello sport abbiamo tanti esempi di una ragazza, adesso non mi ricordo i nomi in questo momento perché sto parlando un po' a braccio, quindi non me lo sono preparata, è una ragazza che aveva perso la gamba in un incidente e ha vinto le Olimpiadi. E queste persone a me affascinano perché dico: che cosa scatta in noi in quel momento in cui perdiamo addirittura un arto, cioè persone che hanno perso un arto, quindi un grandissimo lutto, un lutto vero e proprio, perché i lutti non sono solamente quando perdiamo una persona, no, i lutti sono anche la perdita di un arto, quindi è scattato in queste persone un cambiamento in positivo, un cambiamento che aiuta anche gli altri a superare dei problemi che sono meno gravi. Perché tu che ce l'hai fatta, con una gamba in meno, con tanta determinazione, sei un esempio per me, quindi come ce l'hai fatta tu ce la posso fare io. Chi sono io che ho la fortuna di avere quel braccio, la fortuna di avere quella gamba? Chi sono io in confronto al tuo dolore, in confronto alla tua disabilità? Quindi io le ammiro tantissimo queste persone, i disabili in generale, ho veramente una grandissima stima, perché penso che dentro di noi c'è la forza, sempre la forza per, non dico risolvere, ma affrontare quella determinata situazione. Tutti noi crediamo di essere deboli, ma in fondo, dentro di noi ce l'abbiamo quella forza, siamo forti, bisogna tirarla fuori la forza e reagire e cercare il modo migliore per vivere questa vita, e ne abbiamo solo una, perché io non so se ci siano altre vite, io sono religiosa, credo nell'aldilà, ma magari non esiste, non ho la certezza che esista, io credo che esista, ma in tanti non credono, quindi magari una vita sola, altri credono nella reincarnazione, va bene, però comunque la vita di cristiana è questa, cioè magari rinasco con un'altra vita, però non lo so se sarò io o se mi ricorderò di questa, vabbè, comunque non voglio entrare in questi discorsi abbastanza complicati. La vita che abbiamo è questa, ce la dobbiamo vivere al meglio. E io ti dico come ragiono io. Questa cosa del concorso, che è a maggio, è il 27 di maggio, qua, cioè in Italia, il 27 di maggio per le scuole superiori, io non lo do. Non per questo io mi chiudo per forza la porta a chiave. No, assolutamente no, mi lascio libera di poter cambiare idea, magari a settembre, magari ad ottobre, perché poi sarà il prossimo anno. E mi lascio anche libera di decidere di dare o di fare altri master, dei master, che magari mi possano, già un'idea, però te ne parlo nel prossimo video, vlog, quindi iscriviti al canale se vuoi sapere qual è la mia idea. Adesso vediamo, non dico niente perché è tutto in cantiere, quindi forse ho un'idea di un master, quindi mai perdere la speranza, sempre al top, sempre positivi, c'è sempre un motivo per tutto. Non è detto che la nostra strada sia quella segnata, che magari ha fatto un altro, perché l'ha fatta lui, lo devo fare anch'io, no, ognuno ha il proprio disegno specifico, la propria missione nella propria vita, perché la vita è una missione, ognuno ha la sua. Quindi guardiamo dentro di noi, guardiamo i nostri talenti e utilizziamo i nostri talenti per aiutare noi stessi, ma soprattutto anche per aiutare gli altri. È solo così che potremo essere felici. Questo è il mio parere. Io ti mando un grande bacio, spero che questi video ti piacciono, un po' chiacchiericci. Ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati. Io ti mando un grande bacio. Sartoriale creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao!